Tanto il Mago Elite, a me scappa di chiamarlo per nome perché siamo amici da tanti anni, però il Mago Elite è il mio amico Mago Elite, che sta con noi per tutta la puntata. Adesso Mauro mi fa vedere quella che a me piace chiamare, non giochetto perché mi sembra molto così riduttivo, ma routine, così mi do anche un tono tecnico, diciamo, quasi da illusionista. Io quasi quasi non farei più niente dopo una presentazione simile, chissà che si pensano. Che... va ma bene. Un po' di aspettativa, ma va bene, vai così. Sì, ce l'aggiungi sì. Qua in modo che io ci mettiamo in luce sostanzialmente la migliore cioè ho due notai, due persone sì. Che hanno il diritto all'urlo sì. Ok, entro certi limiti sì. E facciamo così in questa trasmissione, come in tutte le trasmissioni che si occupano anche giornalisticamente della realtà, visto che parlo bene, si parla della crisi. Io ho la mia ricetta contro la crisi. Sarebbe? Allora, è molto semplice. A volte uno non pensa alla soluzione più semplice ed ovvia. Intanto per esempio, notate che si tira sulle maniche, come a dire non ho carichi all'interno. Cioè notate tutte queste cose che sono dei segni di grande abilità professionale. Non solo per la proprietà di linguaggio, ma anche per quello che... deve fare il mio agente. Sì, se vuoi ne parliamo con un 30% possiamo discutere. Per risolvere la crisi a volte uno non ci pensa, l'uovo di Colombo, basta moltiplicare i soldi. Sì. Beh, non è una cosa proprio semplicissima, Mauro. In genere non è neanche legale, però... c'era uno con i capelli lunghi e la barba e moltiplicava le cose, ma insomma bisogna poi... Il collega. Allora, non si vuole niente, moltiplichiamo i soldi. Io non so dove possiamo stringere, io volevo che si vedessero molto da vicino... Possiamo fare il dettaglio delle mani? Ecco, abbiamo una camera, non aspettiamo. Al volo, tutto in diretta, aspetta che abbassi un po' il microfono. Qua. Allora, sono esattamente due monete. Sì. Capo, perché... una cosa di speech, questa bravo. Poiché i capitali sono limitati, questo è un 20 centesimi, questo è un 5 centesimi. Okay. Perfetto. Allora, la domanda che io pongo, ovviamente, cavallerescamente alla Claudia è, se io chiudo il pugno ed estraggo la moneta, cioè il 20 centesimi, cosa rimane qui? 5 centesimi, però io ho promesso che avrei moltiplicato e non vedo perché non farlo, infatti le monete... Ma ti rendi conto? Ma cosa ti pare? Sì. Allora facciamo così, io riprendo le monete, sono sempre le due monete, stavolta che succede? Che io richiudo il pugno, eccole qua, e prendo stavolta il 5 centesimi, uno si domanda, ma se questo va in tasca, perché qui ce n'è un altro? Perché uno è mago, ed è mago. Ma allora facciamo così, sono sempre due le monete. Voi dovete sapere che io sono a 2 centimetri, sto cercando di sgamare. Senza riuscire minimamente la cosa bella a che anch'io sto far arrabbiare. Neanch'io non riesco a capire i trucchi. Esatto, perfetto. C'è una forma di scissione della personalità. Allora, il 5 centesimi va in tasca. Ora facciamo così: la mano è vuota. Ok. Il 20 centesimi viene mostrato in tutta la sua interezza. Perché quando c'è Massandria deve salire la proprietà del linguaggio. Dai, andiamo avanti. Ora, che succede? Io chiudo il pugno, il tempo di fare così, non c'è nessuno stacco, siamo in diretta e le monete sono. No, non ci credo, no. Noi siamo veramente vicinissimi. È insopportabile. Allora, vi giuro che a questa distanza è una cosa da tagliargli le mani per la rabbia. All'inizio che facevi complimenti, ora è incominciato a diventare violento. No, mi fa innervosire. Facciamo così. Purtroppo il finale non è dei migliori, perché allora io... se possiamo stringere più o meno come prima, sto facendo io bravo, allora io chiudo il pugno, prendo stavolta soltanto la moneta, cioè il 20 centesimi, facciamo così. Bastano un po'? Eccolo qua. No, questo fa vedere il 20. Questo è il 20 centesimi che viene messo in tasca. Fa un soffio, Massandrea. Avrà qualcosa nei denti, Massandrea, perché sono stupido. Ovviamente stupido. Il problema è che alla fine, purtroppo, io non ho mai avuto niente, era soltanto un'illusione. Addirittura. Amici che siete a casa, io vi garantisco, io sono un appassionato di prestiti di digitazione, sono bravo come lui, ma ci mastico abbastanza. Vi garantisco che è una roba questa di una difficoltà inaudita. Ci e noi che eravamo di così vicini e non l'abbiamo visto. Ho detto, vabbè, adesso riesco a capire i trucchi. Vedi? Che facciamo? Tu vai in palestra? Non ho visto il fisico, mi sta prendendo in giro in diretta. Massandrea va in palestra, ma in realtà i risultati non è che poi si vabbè, piano piano, sono 2 mesi e mezzo, ho preso un mio amico che si chiama fra 15 anni. Poiché i risultati non si vedono qui in studio, tutti a fare rigorosamente palestra con il nostro personal trainer. Ma io che oggi stiamo ovviamente i maghi mica sono maghi senza le carte da gioco, quindi ecco le carte da gioco. Massandrea, vuoi controllare mescolare le carte da gioco? No. Allora, io... E quando mi riescono i giochi? Se no. Allora, le vogliamo fare vedere, sono tutte differenti. Mi stavo odiando, Maestro Andrea, ha giusta ragione. Io chiedo, ovviamente, le facciamo veramente vedere, sono tutte differenti. Io chiedo, ovviamente, a Claudia di prendere una carta da gioco, quella che vuole. Guardala pure, io mi giro, la mostri in telecamera. Dove la posso mostrare? Qua. Ecco, io qui non ci sono monitor, questo è importante. La puoi rimettere nel mazzo di carte. Vado? Sì, la metto. In modo che io non posso sapere da dov'è, qual è. Mi, ovviamente, essendo girato, non posso sapere che era il 7 di quadri. Ora, ma come ha fatto? Che è successo?
Che cosa? Era il set di quadri. Ah, veramente? Sì, era proprio il set di quadri. Dovrei fare il mago, prima o poi sì, prenderò... Pensaci, sì, prenderò un'idea. Perché ho scritto qualcosa qui dietro. Tu sai già cosa ho scritto qui dietro? Lo sai già? No. No. Come? No, penso di non saperlo. No, questo per farvi capire come... Non posso spiegarvi il trucco, no, perché sono cose che... Va, lascia sta. Va bene. Ingentiliamo sempre, sì? Le carte da gioco. Coraggio, la carta che vuoi la puoi, ovviamente... Adesso, per... aspetta, devo scegliere una proprio di difficile. Brava, brava, mettimi in difficoltà. Brava, qua, brava. Oh, io ti do anche un pennarello affinché sì, tu possa filmare la faccia. Senti, ho sempre avuto una curiosità, ma quando voi, diciamo, illusionisti, fate questo numero nel quale viene vidimata poi la carta... Vidimata, dico, vidimata. Ti rendi conto? Poi, guarda che terminologia. Cioè, il mazzo di carte, eh beh sì, dopo un po' di tempo. Dopo vidimata. Mi sono chiesto quanti mazzi di carte. Dovresti vidimare, o meglio firmare ovviamente sì, la faccia. Vado, possibilmente vado, non la tua, ma la faccia della carta. Esatto, beh, meglio Barbuca, essere ecco, didascalici. Autografo della signora Mercurio. L'hai mostrata in telecamera? Sì, mostriamola adesso. Mostriamola, questa costa 3 euro, è meglio recuperarlo di sti tempi. Mi dici quando vuoi alt? Alt. Metti la carta dove hai detto alt, ora tentiamo veramente un esperimento che mi porrebbe ai vertici, diciamo, della magia mondiale. Addirittura? No, dico addirittura. Eh sì, perché nel momento in cui io dovrò prendere una carta invisibile, sì, ma Sandra la vedi? No, è invisibile. No, era un test antidroga, volevo capire, sì, che... Allora, mostriamo. Prendi la carta invisibile. Devo pure prenderla. Sì, sì. Allora, io conto... Bello che noi lo assecondiamo, sì, sì, andiamo avanti. Io conto, questa è una cosa grave, sì, da 1 a 3. Quando dico 3, tu prendi la carta e la lanci all'indirizzo del mio viso. E devo sempre essere alto, bene, perché c'è Mastandrino. Dai, con sta storia! E allora, 1, 2, 3, vai. Vediamo che succede, siamo in diretta, Se sapessi fare già questa cosa... Che succede? Addirittura. Questa è un'altra roba che... Io però vi ricordo che c'era una firma sulla carta e ovviamente questa è la firma di Claudio. È la mia firma! Sono senza parole, è insopportabile. Cioè, pronto! Una parola già, ma non è carina. Pronto? Ciao, ciao, ciao. Ciao, e quindi ciao, spero grazie di vedervi alla prossima. Di sicuro io vengo a teatro, ma spero di ricordarvi. Eh beh, veniamo anche noi, grazie, veniamo grazie anche Annalisa. Teatro. Grazie Annalisa, grazie. Siamo in un ritardo epocale. Sì, per questo. Sì. Ma chi se ne frega? Bravo, scusate, infatti, amici inserzionisti, per sicuro. Sì. Vabbè, io parlo con Mago Elite. Allora, i prossimi tuoi appuntamenti, cosa stai facendo? Dove ti possiamo vedere? È un bel momento, devo dire la verità, non bisognerebbe mai dirlo, ma è un buon momento. Allora, per quanto riguarda proprio stasera, tra l'altro, ogni venerdì io partecipo a un progetto che si chiama Briganti sul palco, che è nato al Duel di Agnano, e che attualmente invece siamo ogni venerdì alla Città della Scienza, all'Art Food. E siamo praticamente una combriccola di pazzi squinternati, la direzione artistica è di Pino Mosca, abbiamo la regia, una firma abbiamo, che è Daniela Cenciotti, come no, bella firma, e siamo un gruppo di comici, maghi comici come me, musicisti e quant'altro. Nani e Saltimbanchi. Bravissimo, veramente. E quindi, insomma, è una situazione che sta andando, poi diventerà anche un'agenzia di distribuzione di spettacolo, insomma, c'è un bel progetto sotto, stiamo andando avanti, siamo un gruppo molto numeroso. Poi c'è una cosa, insomma, che invece che mi fa molto molto piacere, perché io ho fatto un numero che è partito da una mia passione, che tra l'altro ho in comune con il grande maestro Braghetti, sì, che è René Magritte, il grande pittore surrealista, certo, belga. Infatti lui l'ha anche citato nel collegamento. E praticamente, poiché c'era questa passione, è nato questa specie di intreccio tra teatro fantastico, magia e surrealismo, è un omaggio proprio a René Magritte. Devo dire che questo numero, che è stato dato registrato con una certa cura, è stato anche preso, questa è una cosa che mi fa molto piacere, da un'agenzia internazionale che si chiama Talents and Production. Ah, bene. Praticamente c'ha una sede a Monte Carlo e una a Parigi e sta rappresentando per l'Europa questo numero. Tra le altre cose c'ho già delle date in Slovenia. Hai capito? Questo numero. E tra l'altro io in maniera, come anteprima, ho portato qui un estratto, perché il numero durerebbe 5 minuti, in televisione non si danno neanche al Presidente dell'America. Quindi, un estratto di questo video? Un estratto di 2 minuti del video, che mi fa piacere, insomma, regalare qui a Studio Mattia. Vediamo, vediamo il video di Mago Elite. Arriva. Me.
settimana, peraltro. Di questa prima settimana, è vero, Francesco. Sì. Oggi è venerdì, noi ci vediamo lunedì prossimo. Sì. È stato molto bello stare con il nostro Mago Elite. Sì, grazie, però... torna, eh. Sì. No, per me è stato bello stare insieme a voi. Io ho un desiderio, veramente. Uno solo? Uno solo. No, ho un desiderio in particolare per qua, le, sì, insomma, nell'entourage di Studio Mattina c'è una persona che vorrei far sparire. Entourage, senti, lo so. Vorrei far sparire una persona. Bene, si tratta del direttore Vincenzo Coppola, una persona francamente insopportabile. No. No, assolutamente, anzi, voglio dire, salutiamolo. Sì. A Francesco Mastandrea vorrei far sparire. Vabbè, diciamo. Ma non si può fare, non è possibile. Ma tecnicamente hai non è possibile. Hai un mago che ce l'hai a fare, il mago. Ma quello è un miracolo, non è una magia. Vuoi vedere? Non può essere. Si può fare, possiamo farlo sparire. Ma subito, ogni tuo desiderio in ordine. La lampada di Aladdin. Abra cadabra. Non ci credo, sparito. Basta volerlo, basta, è avere un mago, è avere un mago. Sparito. Ma puoi venire tutti i giorni? Sì, sì, fa fare sparire. Un po' prima del finale. Ma tanto non torna però più ormai, non torna più ormai, è sparito. Va bene, noi ci vediamo quindi lunedì a Studio Mattina con tante informazioni, con tanti ospiti, tante rubriche e torniamo lunedì. Ciao, ciao Francesco, ciao. Ciao, ciao.